In compagnia di Crescenzo Costa della Sapienza. Sapienza Innovazione. Ecco, lo dice lui, io mi sono rintontita totalmente con la musica. Ciao. Ciao, allora io sono Crescenzo Costa, lavoro con Sapienza Innovazione da 6 anni e mi occupo della progettazione nazionale e di una parte del supporto amministrativo con Sapienza Innovazione ovviamente. Che cosa fa di preciso Sapienza Innovazione? Allora, Sapienza Innovazione mette in atto un modello di intervento a favore delle imprese da un lato e dell'università dall'altro per gestire e incentivare i processi innovativi. Si configura come solution provider, come vero e proprio value added reseller, come un rivenditore di valore aggiunto, quindi di know-how, raccordando praticamente i due mondi, quindi il contesto produttivo da un lato e il contesto invece accademico dall'altro. Quindi che fa? Individua praticamente le esigenze di innovazione delle imprese e le accompagna dandogli una soluzione tecnologica anche in relazione alle esigenze di mercato, e dall'altro lato sostiene i gruppi di ricercatori e gli studenti fornendo loro il supporto praticamente delle aziende, un supporto anche per quanto riguarda la formazione, quindi incentivando percorsi di formazione alternativi al solito percorso accademico, permettendogli di prototipare, di testare, di mettere alla prova i propri studi. Quindi toccano con mano fondamentalmente quello che potrebbe essere il mondo lavorativo, al di là appunto degli studi che hanno fatto. Assolutamente, perché poi Sapienza Innovazione in realtà fa tutto ciò concretamente, cioè offrendo dei servizi, essendo appunto un solution provider. E quindi la nascita per esempio dello sportello PMI, che è uno sportello che fa addirittura 15 colloqui al giorno con imprese e gruppi di ricercatori che vogliono per esempio presentare progetti sul programma Horizon 2020, oppure lo sportello internazionalizzazione per creare gruppi diciamo coesi di aziende e gruppi di ricercatori che vogliono internazionalizzare. Fatevi un giro su Sapienza Innovazione sul sito, perché così potete prendere un po' di informazioni, vedere effettivamente tutto quello che fanno, perché insomma è estremamente interessante. Poi formate i giovani che domani saranno, no? Forza lavoro. Il principale è quello di stimolare soprattutto gli studenti e sfruttare la loro creatività e la loro flessibilità, come dicevo prima, fornendo dei percorsi diciamo di formazione concreti, e soprattutto gli si offre la possibilità di mettere in pratica quello che studiano, cioè i loro studi, e non seguendo per forza di cose il loro percorso accademico normale, ma offrendogli degli spazi e dei contesti che li fanno confrontare anche con le esigenze praticamente del mercato, li fa diventare in qualche modo technological provider, cioè promotori anche di se stessi, promotori di nuova imprenditoria, quindi promotori di start-up, e avvicinandoli al mercato, quindi gli copre un po' le spalle, ecco, li rende sicuramente più sicuri, più pronti. E ora mi chiedevo, no? Voi appunto collaborate con diversi enti, con associazioni, con Fonderie Digitali, qual è la vostra missione nel progetto con loro? La mission in Fonderie Digitali è quello proprio di prelevare gli studenti dal contesto universitario e portarli in Fonderie Digitali. Loro avranno relazione con una rete di imprese e su alcune linee tecnologiche specifiche gli saranno offerti dei percorsi di formazione. Loro creeranno e prototiperanno e potranno quindi creare aziende, creare start-up ed entrare direttamente a contatto con il mercato. Siamo all'interno degli Smart Camp, stasera avete un talk, quindi incontrerete un po' di persone, il pubblico, parlerete con loro. Di che cosa parlerete? Parleremo del cambiamento che riguarda Sapienza Innovazione e della sua configurazione come ente che si frappone tra il contesto produttivo e quello delle università, e soprattutto dei progetti concreti.
tra i tanti non ho citato per esempio Garage Sapienza, che sarà un luogo fisico che esisterà davvero, dove saranno le imprese a creare valore aggiunto e know-how, perché si interfacceranno direttamente con gli studenti e gli richiederanno dei prodotti, gli richiederanno di prototipare, di testare dei prodotti guardando sempre alle esigenze specifiche del mercato, quindi fornire soluzioni tecnologiche, saranno gli studenti a fornire queste soluzioni tecnologiche. Ragazzi, che dire, fate di nuovo, vi suggerisco un bel giretto sul sito di Sapienza Innovazione, guardate, insomma è bello che ci sia questo, che ci siano questa fusione, no, tra più entità, diciamo così. Ci siano le reti di enti e di aziende che si occupano di innovazione, e soprattutto è bello che si portino avanti nuovi modelli di fare innovazione, sburocratizzando un poco il processo e soprattutto rendendolo pragmatico, pratico, soprattutto agli occhi dei protagonisti, che sono sicuramente giovani, quindi gli studenti. Crescenzo, grazie mille per essere stato insieme a me. Fanweek, vi mando un saluto e vi ringrazio soprattutto per l'intervista, grazie.